cosa è cambiato nella Juve? Allora, innanzitutto bisogna dare a questa squadra il tempo necessario, perché la Juventus ha cambiato dei giocatori importanti. Ci sono solamente più 12 giocatori italiani su 29 totali, no? E quindi il nucleo forte è rimasto nella difesa, tra Buffon, Chiellini, insomma gli altri. Si è modificato totalmente quella che è la linea di centrocampo e si è modificata l'attacco. Quindi questo che cosa comporta? Che ormai le leader si sono trasformati. L'elemento di leader importante all'interno della squadra è rimasto Buffon ed è rimasto Marchisio. Marchisio psicologicamente ha delle sue difficoltà, perché ha un infortunio ed è fuori per circa un mese, e quindi questo comporta, voglio dire, no, anche delle rivisitazioni da parte sua per gestire questo momento. Quindi l'unico elemento stabile, forte all'interno della squadra è Buffon. Allora, che cos'è che è cambiato? Allora, la Juventus per essere competitive ha comprato dei giocatori ed è uscita da questo calciomercato abbastanza devastata, no, rispetto a quelli che sono stati i cambiamenti che si sono verificati all'interno del calciomercato. Quindi questo comporta una fase di riorganizzazione e di riassestamento che è importante. Bisogna dare alla squadra il tempo necessario per poter riamalgamarsi ed essere coesi. Intanto non esiste al momento uno schema definito, perché di fatto il CT ha cambiato schemi di attacco e schemi nelle partite per circa 3 volte. Allora, al momento noi stiamo, almeno la Juve sta sperimentando degli schemi per poter vedere quello che raggiunge delle performance migliori in rapporto sia alle energie e alle sinergie che si manifestano in campo, e sia anche rispetto a quello che è il confronto, no, con atleti di altre squadre, ok? Allora, questo è quello che stabilisce l'organizzazione e la gestione, no? Quindi su un intervento dove prima che lo schema venga adattato e venga definito ha bisogno di sperimentazione. Quindi la componente tecnica seleziona gli schemi, ma non ha una definizione in questo momento di uno schema definito, proprio perché la squadra è interamente nuova, no? E quindi deve gestire anche delle pressioni esterne. I risultati li vogliono i tifosi e li vogliono le società, ok? Ma la gente che arriva, che sono dei talenti che arrivano da altre squadre, che sono stranieri, teniamo presente che fanno parte di una cultura diversa e di un ambiente di riferimento diverso, e quindi si trovano estrapolati e ributtati all'interno di un contesto che per loro è totalmente nuovo, no? Quindi anche il tecnico deve gestire. È successo che lo schema che si è scelto è stato comunque, no, è stato adattato nella maniera adeguata, quindi è uno schema che è stato efficiente ed efficace, no? Allora adesso si tratta comunque di fare degli aggiustamenti e quindi di sperimentarlo anche nel nostro campionato. Beh, se un atleta nuovo, quindi che arriva da un altro paese, da un altro contesto, che quindi è straniero, va a sostituire un grande campione come può essere Tevez, come Pirlo, come altri, io gli suggerirei di non concentrarsi su quella che è stata la prestazione dell'atleta che va a sostituire, ma di concentrarsi sulle sue competenze e sulle sue capacità, che è quello per cui è stato selezionato, e quindi di cercare di seguire le disposizioni che provengono dal suo tecnico e di cercare di dare il meglio, no, alla luce di quelle che sono le sue potenzialità e le sue capacità, e di sperimentarle step by step. Le società sportive, io suggerirei come battuta, no, di avvalersi della competenza degli psicologi dello sport, proprio perché noi siamo in grado di analizzare i processi e quindi di osservare quelle che sono le dinamiche che caratterizzano le persone e i gruppi, e quindi di consigliare i tecnici, no, dandogli degli strumenti che permettono loro di esercitare al meglio il loro lavoro di tecnici. Noi non ci sostituiamo ai tecnici, ma collaboriamo insieme con i tecnici per fargli vedere quelli che possono essere delle situazioni che possono destare, no, delle perplessità, delle preoccupazioni o delle fonti di stress che quindi incidono negativamente su quella che è la prestazione. Un grazie a Marcello Chirico e a tutti gli amici di J-Land.